balneari sono sotto tre fuochi, non due, mareggiate, canoni e concessioni. Mareggiata, noi come potevamo fare, abbiamo fatto, sapete che abbiamo messo 4.600.000 euro, metà a fondo perduto, metà a tasso molto agevolato, 0,5%, il bando è aperto, quindi le concessioni, sapete che la regione ha fatto 6 anni, il governo ha fatto 3, poi il Parlamento ha corretto a 6, quindi siamo al 2015 per tutti. Però in base alla lettera avviata a Fitto, che è stata praticamente recepita, il governo ha fatto un emendamento che introduce il criterio dell'allungamento in base agli investimenti. E quindi si può arrivare a 20 anni, mi pare che così si aspiri, insomma, francamente. Canoni, il balletto, diciamo, dentro il governo tra Brambilla e Tremonti, insomma, che finisse, mi pare che un'offerta che dica paghiamo tre volte quello del 2006 sia una buona offerta da parte vostra, so. E un governo dovrebbe accettarla subito. E ci sono molte energie vitali in questa regione, nel mondo agricolo, nel mondo turistico, nel mondo commerciale, nel mondo artigianale, solo che sono troppo costrette da leggi, regolamenti, delibere, veramente bisogna che, siccome tanti soldi non ve li potremo dare nei prossimi anni, bisogna che vi evitiamo dei costi, che è come dare dei soldi, eh? Cioè togliere 10.000 euro di costo all'anno a uno è come dare 10.000 euro, la stessa cosa. E del resto noi abbiamo fatto tre o quattro cose semplici per rilanciare l'occupazione, l'economia, il lavoro, lo sviluppo. Uno è questo, fondo di garanzia per l'entrato, i soldi vanno a ruba perché le imprese chiedono come. Attenzione, non sono soldi per investire, sono soldi per il circolante, cioè ne fate quello che volete di questi soldi qua. Cioè tenete duro in un momento difficile, cosa bisogna fare? La seconda cosa è la cassa in deroga, 6.000 persone hanno avuto lo scorso anno, la possono chiedere lavoratori e imprese di qualunque settore, di qualunque dimensione. Non c'è limite di settori, di dimensioni, anche un'impresa che ne ha due la può chiedere, uno anche. L'hanno avuta 6.000 lavoratori lo scorso, di 400 rotte diverse, 420 diverse imprese. Poi la terza cosa che facciamo, che è paradossale ma comunque va fatta, ci sono lavoratori che vanno a lavorare, lavorano, ma non prendono lo stipendio perché l'impresa non ha liquidità, ma non ha liquidità tipicamente perché non viene pagata dai suoi clienti, quindi è una situazione veramente complicata. E lì noi diamo tre mesi di ritardo con un fondo di garanzia, poi quando l'impresa paga noi prendiamo, so. E se non paga più ci rimettiamo qualcosa. So. È il principio del fondo di garanzia per le imprese, è un fondo di garanzia per i lavoratori in buona sostanza. E la quarta cosa che facciamo è l'incentivazione all'assunzione. L'abbiamo fatto in due tappe, a metà dicembre e a metà marzo, il 15 c'è il secondo bando. Quello di metà dicembre era rivolto prevalentemente a lavoratori che hanno perso il posto in questa crisi. E diamo da 5 a 12 mila euro per ogni persona che viene assunta a fondo perduto all'impresa. Il secondo bando invece, che esce lunedì prossimo, è rivolto a tutti, anche a quelli che non hanno mai lavorato, perché ci cominciamo ad accorgere che avendo aiutato prevalentemente chi ha perso il posto, sono due anni che i giovani non entrano nel mercato del lavoro. Il 26% dei giovani sono senza lavoro in questo momento in Italia, uno su quattro. Pensate al sud com'è. E quindi incentiviamo anche le assunzioni dei giovani o dei disoccupati di lungo periodo. Insomma.